Ciao a tutti e bentornati sul canale. Andiamo con questo tutorial a vedere la realizzazione di questo punto, semplicissimo, però molto carino, che si chiama punto sabbia e crea questo effetto con questi piccoli rilievi, carino, da una parte, dall'altra invece si formano queste specie di costine. Può essere utilizzato da tutte e due le parti, anche se la parte forse più carina è questa, però tipo in un capo dove dobbiamo girarlo una sciarpa oppure come l'utilizzo che ho fatto io nel prossimo progetto, c'è una parte che va risvoltata così, una parte che rimane da questa parte. Appunto faccio prima il tutorial del, scusate il rumore dei ferri, il tutorial del punto, così poi il tutorial del progetto sarà più breve. Vediamo come si realizza questo punto e poi magari parliamo un pochino del filato che sto utilizzando per questo campioncino. Il punto lo potete fare su un numero qualsiasi di maglie. Io preferisco fare un numero pari perché siccome un giro viene effettuato un punto dritto e un punto rovescio, così ho la sicurezza che quando termino ho fatto il rovescio, cioè a gruppi di due, ma si può fare a una riuscita uguale anche con un numero dispari, è indifferente. Non si arrotola, quindi vedete rimane bello il bordino sotto sia ai lati, quindi ottimo. E vediamo come realizzare questo punto. Allora, io facciamo un ferro tutto a diritto, quindi lavoriamo tutte le maglie a diritto. Si articola questo punto solo su due ferri, quindi faremo il primo tutto a diritto. E il secondo lo faremo un punto a diritto e un punto a rovescio, come si lavora le coste uno a uno. Quindi un diritto. Se non sapete come si lavorano questi punti, vi ricordo, se siete principianti, che nelle playlist trovate la scuola di maglia, dove faccio vedere tutte le varie i vari step, montaggio delle maglie, il punto a diritto, il punto a rovescio e altre lavorazioni. Quindi il secondo ferro lo lavoriamo tutto così, un diritto e un rovescio. In realtà si può iniziare anche dal diritto e rovescio, il secondo tutto a diritto. Io così per abitudine inizio con una maglia, un ferro a diritto e poi un diritto e un rovescio. Comunque questi sono i due ferri che andremo ad alternare. Uno diritto e un rovescio e l'altro tutto a diritto. È un punto molto carino, semplice, ma anche se non vogliamo fare la classica maglia, mi sa che ho sbagliato parlando qua, parla, vediamo. Allora, fatto tutto, rovescio, dritto, rovescio, dritto, rovescio, dritto, rovescio, no, fatto giusto. Questo a diritto, dicevo, anche invece di fare la classica maglia rasata, se vogliamo avere un effetto un po' diverso, possiamo fare questo che ci crea questo bel motivo così, anche un po' a rilievo forse. Nel video non si vede molto, però vi assicuro che è molto carino.
un po' corposetto, però comunque bello elastico come punto. Molto adatto anche per i progettini per i bambini, magari se vogliamo fare un bel maglioncino per un bambino, anche per un adulto comunque, per non avere il sole. E poi dall'altra parte abbiamo questa specie di costina, molto carino. E questo è tutto il... Scusate, si era interrotto il video, metto in carica, ogni volta mi si spegne. Ecco, scusatemi. E dicevo, un punto molto versatile per fare diverse cose, semplice, un po' diverso dal solito punto. Nulla, il tutorial è tutto qua, semplicissimo e veloce. Adesso vi parlo un pochino di questo filato, così chi ha visto la spiegazione del punto, può anche saltare questo pezzo se non gli interessa, visto che qualche volta mi hanno detto che parlo un po' troppo e mi perdo un po' troppo in altri discorsi oltre alla parte tecnica del video. Quindi questa è la parte tecnica. Se non mi interessa l'altro, questa è la spiegazione del punto. Questo filato, ve l'avevo presentato nella recensione dei filati Lolocrea, è il filato baby, che è composto da 60 lana, 30 viscosa, 10 alpaca, 190 metri in 100 grammi. Sono queste belle cacciottine di filato, e bello morbido. Ho voluto fare un campioncino così vedo come si comporta. Mi piace molto, si lavora molto bene. Io lo sto lavorando con i ferri numero 5 e mezzo, perché erano indicati, mi sembra, al 5, però io vado sempre a occhio, nel senso. Scusate. Guardo il filato e un po' vedo l'indicazione per avere un'idea, però faccio delle prove per vedere con la mia mano quello che mi piace di più. Io direi che per la mia mano un 5,5 vada più che bene, anche perché poi lavandolo mi dà l'idea, ma ho già avuto la conferma vedendo delle recensioni di Lorenza De Simoni, che con i suoi simpaticissimi e bellissimi vocaletti sta facendo tutte le considerazioni su questi filati. E questo l'ha già lavorato e lavato, e appunto, come dicevo, mi dà l'idea che è un filato che si gonfia molto dopo il lavaggio, che si aprano le fibre. È un filato molto, molto bello, particolare, diverso dalle solite lane baby, dalla solita lana merino liscia. Pur essendo morbido, ha proprio il tatto della lana, che a me piace molto, e mi dà l'idea di essere un filato caldissimo, tra l'altro. E quindi adesso io questo campioncino lo andrò a chiudere e poi lo vado a lavare, così poi in un prossimo podcast magari vi darò anche le mie impressioni del campioncino dopo il lavaggio. Ci sono per ora tre colori, non so se ne aggiungeranno altri, c'è il rosa, il giallo e un azzurro. Dalla videocamera rosa sembra un pochino più spento. Invece è un bel rosa, non un colore forte, comunque è un bel rosa che con la mia fotocamera, con questa luce della ring light, sembra un pochino smorto, ma non è un pochino più acceso di come lo vedete. E, bello, un bel filato, mi piace. Chissà se magari verranno inseriti degli altri colori anche per fare un campioncino, un capo per adulti, perché comunque sono dei colori prettamente, ce li ho qua sotto mano, dei colori prettamente da bambino. Oddio, questo azzurro potrebbe magari anche andare, se uno ama questi colori azzurri. E poi c'è il giallino, questi sono i tre colori a disposizione, però per i nostri bambini credo che sia più che adatto questo filato.
Anche questo forse per un capo per adulto, se uno ama il giallo, un giallino chiaro così, però ecco, se ci saranno degli altri colori, magari se uno, che ne so, un verde militare per esempio, o un marrone, magari un po' più adatti, più che adatti, più richiesti per i capi da adulto. Bene, non vi rubo altro tempo, vi ho fatto vedere il punto e vi ho dato qualche indicazione su questo bellissimo filato. I filati, come vi avevo già detto, se non avete visto la recensione, andate a vederla, qualche video prima di questo, hanno anche il loro Easy Start per partire dall'interno. Io personalmente preferisco lavorarlo dall'esterno, molti preferiscono dall'interno, e quindi c'è questa doppia possibilità. Anche le cake solitamente io le lavoro dall'esterno, a meno che non voglia proprio iniziare col colore interno, le lavoro solitamente dall'esterno. Però molti preferiscono lavorare dall'interno. Io preferisco, bastian contrario, preferisco dall'esterno. Comunque è comodo ed è utile che la mettano perché, appunto, se uno vuole lavorare dall'interno, ho provato una volta io a tirare fuori il capo interno da una cake, ho fatto un disastro. Quindi molto molto utile questa cosa. Bello questo filato, pian piano li proverò tutti e ve li farò vedere. Magari nel frattempo certi filati saranno esauriti, però almeno avendo delle recensioni positive sui filati e anche sull'utilizzo provato del filato, si capisce bene che se non è quello sarà un altro, comunque di buona qualità e validi. Ma non ne ho dubbi che lo siano. Quindi vi ringrazio per aver seguito anche questo tutorial. Non mi sono ricordato di parlare forte, speriamo che si sia sentito tutto bene. E ci vedremo un prossimo tutorial che sarà un tutorial dell'altro punto che sto facendo nel progetto. E poi ci sarà il tutorial del progetto, quindi un po' alla volta. Con un po' di pazienza perché sapete che ho poco tempo e in questo periodo ne avrò ancora meno. Comunque, qualcosina riesco a fare. Vi ringrazio e vi do appuntamento ad un prossimo video. Ciao ciao.